Mauro, allora, campione italiano, una gara però non così scontata, ma molto molto avvincente. Eh sì, pensavo di arrivare qui e giocarmela, ma non pensavo di vincermela, sicuramente. Questa gara è stata per me una sorpresa, sicuramente, anche perché devo dire che con il poco allenamento che ho fatto e con il tanto allenamento, tra virgolette, degli altri, pensavo di non saltarne fuori. E E invece. invece sì, bah, sicuramente non posso dire di essere un vero atleta come il mio rivale Filippo Somma, che sicuramente lui ha dato tutto per questo sport, cosa che a me non è mai venuto, però sono contento. Per una volta gli ho fatto mangiare la polvere. Bella, un bel complimento sportivo da parte tua. Beh, certamente io ho sempre avuto stima di Filippo, siamo stati assieme per 2 anni in camera assieme al collegiale e quant'altro, quindi ho sempre avuto rispetto per lui e ne continuerò ad avere anche perché non è mai finita. Sicuramente ce ne giocheremo un'altra volta, quest'anno, il prossimo, sicuramente ce la giocheremo ancora. Intanto nel 2017 il nome è il tuo, quello scritto negli annali della pesistica. Eh sì, sono molto contento per questo, non mi era mai successo, è un'emozione abbastanza unica. E allora complimenti, Mauro. Grazie mille.